Quarto turno di campionato e sul campo amico del 3 Stelle di Desenzano, i gialloblu di Nicolato affrontano il Milan. Calcio di punizione fischiato, senza esitazione da Benassi di Bologna. Già battuto, attenzione, c'è il gol meraviglioso di Carmona. Tiro dai 35 metri, niente da fare per Coletta, vantaggio del Milan. Hernandez prova la partenza su Eli, attenzione Hernandez, 2 contro 2, c'è Kirilov in mezzo, Hernandez, la finta a rientrare, Diengowe, la palla per Kirilov, il miracolo di Piscitelli, si salva il Milan. La palla dentro per Comi, cerca il corridoio dentro per Innocenti, la palla sul fondo, il cross morbido, attenzione la coordinazione, paratissima di Coletta e poi calcio d'angolo, mette Oliboni. Non c'è Grandolfo a centroarea che può staccare, tutti comunque all'altezza della linea di porta. Siparietto abbastanza curioso, adesso arretrano di un po', Solini prova il tiro, Diengowe, il pareggio di Diengowe, il gol del Chievo al 27esimo minuto. Attenzione adesso a Kirilov che riesce a seminare un paio di avversari, entra in area di rigore, attenzione c'è calcio di rigore, il calcio di rigore per il Chievo, serpentina micidiale di Kirilov, alla fine buttato giù. Parte Kirilov, il tiro, va a spiazzare il portiere, si completa l'1-2 micidiale del Chievo, il 2-1 è firmato Radoslav Kirilov. Attenzione a Carmona, va a puntare Oliboni, cerca di andarsene via in velocità Carmona, la frenata molto buona, vuole lo spazio per il sinistro Carmona, muro giallo-blu con Maccarone. Ci riprova nuovamente da calcio da fermo Carmona, sempre dalla tre quarti. Mattonella ormai che lui conoscerà in questo campo, già la seconda o terza. Parte invece Bertoni, pallone che spiove, attenzione, secondo palo, c'è la deviazione. L'occasione qui sui piedi di Rodrigo Eli, fa buona guardia Coletta. Qui occhio adesso alla sponda di Petagna per Comil, destro. Coletta si accartoccia basso e blocca. Con la sua zampata aveva anticipato il portiere. Ora è Kuban ancora, cerca di difendere la palla e c'è il nuovo calcio di rigore per il Chievo. Fallo di Rodrigo Eli. Burato contro Piscitelli, parte Burato, il tiro e c'è il gol, il 3-1 di Burato, 32esimo, è il gol del 3-1 e la strada adesso per il Chievo è piuttosto in discesa. Si fa vedere Petagna, Carmona la frenata, allarga sulla sinistra ancora per Cristante, arrivano però in tre a chiuderlo, occhio a Pinato, primo pallone giocato da lui, il cross è basso, Coletta controlla senza problemi. Alla meglio, Petagna alza la testa e allarga per Carmona, arriva Pinato in sovrapposizione, Carmona cerca il tiro di sinistro, Coletta sicurissimo va a bloccare. Il fatto che inizi dal primo secondo e termini all'ultimo comunque è solo un bene per lui, minuti sono 3 e non 4 alla fine, si chiude questo match, prestigiosissima vittoria del Chievo ai danni del Milan, finisce 3-1.